Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Oggi vi parlerò dei libri che ho letto a gennaio. Non sono stata molto produttiva lo scorso mese, ho letto solo 3 libri. Ne ho iniziati altri, però non li ho conclusi. Il primo libro che ho letto, iniziato a dicembre e concluso a gennaio, è They Stay di Claire Fraser. Ho scoperto Claire qui su AuthorTube verso la fine dell'anno e mi sono piaciuti un sacco i suoi video, metterò qui sotto il suo canale, dà un sacco di consigli pratici. E quando sono andata a indagare su di lei ho scoperto che aveva pubblicato poco tempo prima il primo volume di una trilogia thriller paranormale, di cui la prima cosa che mi ha colpito sicuramente è la copertina e il titolo. La copertina è davvero ben fatta e molto bella, mi è piaciuta tanto. E il titolo rende ancora di più una volta che si è letta la storia e si sta a chi il They Stay, loro restano, si riferisce. Ma non voglio farvi spoiler in caso vogliate leggere il libro, è solo in inglese però. In ogni caso, già da lì ha preso subito il mio interesse. Un altro elemento sicuramente è stato il genere, perché mi piacciono molto sia i thriller che i libri paranormali e sono molto interessata a quelli che combinano i due elementi, purché sia fatto ovviamente in maniera decente. E per farvi capire meglio vi parlerò brevemente della trama. La protagonista della storia è Shiloh, una ragazza di 16 anni che si ritrova invischiata in una situazione tremenda quando il suo fratellino di 6 anni Max scompare nel nulla un pomeriggio. Shiloh è molto protettiva nei confronti del fratello, soprattutto a causa della loro situazione familiare che è abbastanza particolare, non voglio farvi spoiler. E quindi Shiloh si mette a cercare il fratellino, a indagare con l'aiuto del fidanzato e del migliore amico del fidanzato, ma non riesce a trovare indizi finché non viene approcciata da una ragazza che frequenta la sua stessa scuola con una reputazione molto particolare, perché questa ragazza, che si chiama Francesca, può vedere i fantasmi ed è considerata un po' la pazza, diciamo, del paese. Francesca dice a Shiloh che un fantasma l'ha approcciata per dirle di suo fratello e che può aiutarla a trovarlo. Ovviamente Shiloh all'inizio non le crede, ma con il proseguire della storia i 4 ragazzi iniziano a collaborare e a indagare sulla sparizione di Max prima che sia troppo tardi, perché Francesca sostiene che Max sarà ucciso molto presto se non lo trovano. E già il fatto che c'erano i fantasmi è stato ovviamente un elemento che mi ha spinto a scegliere di leggere il libro. Poi mi interessava molto l'idea di mischiare i fantasmi con appunto l'aspetto thriller, come ho detto prima, ero molto ispirata da questo libro. Ora parliamo degli elementi, diciamo, singoli. Prima cosa, la trama in generale a me è piaciuta tanto. Mi è piaciuto molto soprattutto la parte più finale. Il libro finisce con un, diciamo, colpo di scena che non mi aspettavo. Cioè, se mi chiedete come completare il primo libro di una serie in modo che il lettore voglia leggere il secondo subito immediatamente, io vi direi guardate questo libro, perché finisce con qualcosa che mi ha fatto immediatamente iniziare a fare il countdown per il secondo volume che dovrebbe uscire ad aprile. È una trilogia, non mi ricordo se l'ho detto. Quindi assolutamente ben scritto a livello di trama. Mi è piaciuto molto. Anche le sottotrame si intrecciano molto bene con la trama principale, che è la sparizione di Max. I personaggi sono ben caratterizzati, non solo Shiloh e tutta la sua situazione familiare e tutte le cose che a livello psicologico deve superare, non solo per la sparizione di Max, ma anche per appunto i problemi familiari che ha e traumi passati, ma anche la sua relazione con il fidanzato Miles e la sua relazione con il migliore amico di lui, che all'inizio non la può vedere, anche se in realtà anche lì c'è sotto un pochino di più. E ben caratterizzata Francesca, c'è proprio il tema della paria all'interno di una comunità. La poverina viene additata e derisa per tutto il libro, praticamente finché non viene pian piano accettata dagli altri 3 protagonisti e diventano amici, meno male. E anche tutta la parte di costruzione intorno ai fantasmi, come funziona, come si comportano, eccetera, mi è piaciuta molto. E mi è piaciuto molto il fulcro principale della storia in relazione ai fantasmi, che non vi dirò perché sennò ve lo spoilerò, ma è collegato con il titolo. Loro restano, quindi forse potete capire di cosa sto parlando. Era qualcosa di, diciamo, innovativo, perché di solito non viene affrontato in questo modo quando i fantasmi sono presenti in un libro, quindi mi è piaciuto molto questo nuovo approccio. Ben caratterizzati anche Miles e il suo migliore amico e anche i personaggi secondari come la madre di Shiloh, suo papà e il fratello di Francesca e così via. Sono tutti personaggi ben
ben caratterizzati, che hanno un ruolo all'interno della storia che è ben connesso alla trama principale. Quindi da quel punto di vista mi è piaciuto molto, anche a livello di scrittura, come ho detto, mi è piaciuto. Questo è il primo libro che ho letto dell'autrice, so che ne ha scritti forse un altro paio, non sono sicura, e devo dire che sono molto soddisfatta. Secondo me è stato scritto proprio bene, è scritto in prima persona con i punti di vista dei diversi protagonisti, e come ho detto, il finale, chef kiss. E non vedo l'ora che esca il seguito, sono molto curiosa di vedere se l'autrice riuscirà a continuare, diciamo, su questo livello. Il secondo libro che ho letto a gennaio è stato Cemetery Boys. Se vi ricordate, ne ho letto la trama nel video sui 30 libri che leggerò quest'anno. Protagonista della storia è Yadriel, che è un ragazzo trans che appartiene a una comunità, diciamo, soprannaturale chiamata Bruja. Questa comunità si occupa di, diciamo, vegliare sugli spiriti dei morti e assicurarsi che non facciano del male ai vivi, quindi li, diciamo, tra virgolette, esorcizzano e mandano nell'aldilà. Vive in un cimitero perché suo padre è il capo della comunità e la comunità è molto tradizionalista e Yadriel è un ragazzo trans e questo gli crea dei problemi, specificatamente in quanto bruja, perché ci sono, diciamo, dei ruoli relativi proprio a quello che fanno che cambiano in base all'essere maschio o femmina. Quindi se si è maschi si fa, diciamo, la parte di esorcismo, quindi si ha un pugnale con il quale recidere, diciamo, i legami dell'anima al mondo terreno per permetterle di passare oltre, mentre se si è donna si tende a stare più nella parte di guarigione, spiegato proprio in soldoni. E un bruja diventa tale durante la cerimonia dei Quinces, che avviene al compimento del 15° anno di età, e quella di Yadriel è stata sospesa perché lui non è riconosciuto come uomo, di conseguenza non può avere una cerimonia da uomo, dovrebbe averlo da donna perché biologicamente è riconosciuto come tale. Ovviamente a Yadriel questa cosa non piace assolutamente, quindi decide che la cerimonia dei Quinces se la faranno da solo lui e sua cugina Marisa. E ovviamente qua è già una ricetta per il disastro. E oltre a questo decidono anche di indagare su un mistero che avviene subito all'inizio del libro, cioè la sparizione di uno dei loro cugini, Miguel. I Bruja sono collegati tra di loro, quindi quando un membro della comunità muore, tutti i Bruja lo avvertono. Di conseguenza loro avvertono la morte di Miguel, ma non riescono a trovare il corpo, non sanno cosa è successo, quindi Yadriel e sua cugina decidono di indagare e di invocare lo spirito di Miguel per farsi dire che cosa è successo. Ovviamente le cose non vanno secondo i piani e lo spirito che finiscono per invocare è quello del bad boy della scuola, Julian. Julian non vuole essere esorcizzato per niente, Julian vuole sapere perché improvvisamente è morto a 15-16 anni, perché non ricorda assolutamente niente di quello che gli è successo. L'ultima cosa che ricorda è di essere finito nel bel mezzo di, diciamo, una lite per difendere un amico. Marisa e Yadriel cercano quindi di aiutare Giuliana a capire cosa è successo e indagare sulla sua morte e sulla possibilità che sia forse collegata a quella di Miguel, quindi c'è tutta l'indagine, eccetera. Il problema è che ovviamente più tempo passa, più Yadriel inizia a provare sentimenti per Giuliana, quindi ovviamente c'è tutto il tema del oh no, mi sto innamorando di un morto. Allora, io l'avevo detto nell'altro video, sono stata subito attirata da questo libro. Prima di tutto la copertina, cioè parliamone, è bellissima, le illustrazioni sono davvero davvero belle. La trama, poi, io ho un debole per le storie d'amore tra vivi e morti, c'è un tema ricorrente ed è quello dei fantasmi in questo video. Un'altra cosa, non ho mai letto tanti libri LGBT, ho letto tante fanfiction, ma non ho mai letto libri di narrativa, cioè non ho letto tanti libri di narrativa con coppie LGBT rispetto al numero di quelli con coppie eterosessuali, quindi ero molto interessata e questo è il primo libro che leggo con un personaggio trans e un personaggio latino. Ero molto interessata a, diciamo, questo doppio aspetto della comunità latina e dell'essere transessuale, anche come le due cose si posavano. Quindi iniziamo proprio dalle basi. La trama mi è piaciuta tanto. L'unica cosa che non è esattamente una critica è che si capiva chi era il colpevole praticamente da subito. Cioè almeno io ho indovinato chi fosse il colpevole da subito, non perché ci fossero tanti indizi contro questa persona, ma proprio perché non ce n'erano. Cioè la totale assenza di indizi contro questa persona è quello che mi ha fatto dire aspetta un momento, e ci ho preso.
E nonostante il mistero fosse importante, non c'era molta possibilità che fosse chissà chi il colpevole, principalmente perché la comunità Brua è ovviamente una comunità a parte, è una comunità molto ristretta, quindi non è che ci fossero molte possibilità di chi potesse essere il colpevole al di fuori di questa comunità, perché nessuno ne ha conoscenza. Quindi questo ha ristretto ovviamente il campo di possibili sospettati, almeno per me, e quindi non è stato difficile. È una critica minima perché in realtà non mi ha rovinato il libro né niente, solo appunto una cosa che ho pensato subito dopo la terza apparizione del personaggio, ero tipo, terrò gli occhi su di te. Quindi a livello di trama mi è piaciuto molto lo sviluppo della relazione tra i due personaggi, è ben bilanciato con il resto della trama. Yadriel e Julian sono ben caratterizzati e anche tutti gli altri personaggi secondari. Maritza è penso la mia persona preferita al mondo adesso. Gli amici di Julian sono anche dei personaggi fantastici, sono comparsi in poche scene rispetto a Maritza per esempio, ma in quelle poche scene sono risultati così ben caratterizzati che me ne sono proprio innamorata. Questa non è una cosa da poco perché ovviamente meno appare il personaggio, più è difficile caratterizzarlo in maniera che resti nella mente del lettore tanto quanto il protagonista. Quindi non è così scontato che una cosa del genere accada ed è successo. Sono molto ben caratterizzati, mi piace molto poi il trope della famiglia non di sangue che viene creata. Quindi Giuliana e i suoi amici sono un gruppo di ragazzini che hanno diversi problemi in famiglia, quindi sono diventati la famiglia uno dell'altro e questo è uno dei miei trope preferiti, quindi ho amato tantissimo questa cosa. Mi è piaciuta molto la relazione tra Yadriel e Maritza. Maritza accetta Yadriel al 100%, lo sostiene in tutto e lo difende da qualsiasi commento negativo della community. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è la trasposizione della transessualità di Yadriel. Allora, premettendo che questo è l'unico libro protagonista trans che io abbia letto, quindi potrebbero esserci altri libri che l'hanno fatto meglio, io mi baso solo su questo ovviamente. Mi è piaciuto molto come i problemi che Yadriel si trova ad affrontare non siano situazioni di abuso estremo, cioè lui non è visto come un uomo, che è una cosa brutta, però non viene picchiato dalla famiglia, non viene, come dire, insultato pesantemente, cioè non ci sono momenti in cui viene abusato pesantemente, ci sono proprio degli, come dire, sono quelle piccole cose. Il fatto che nei momenti, ad esempio, in cui la sua famiglia sta discutendo, eccetera, ci sono animosità, c'è qualcuno che lo chiama col nome sbagliato, invece di chiamarlo Yadriel lo chiama con il suo nome dato alla nascita. E il fatto che appunto non viene accettato dalla comunità è una cosa che si vede in questi piccoli gesti, cioè non viene buttato fuori dalla comunità per dire, viene però marginalizzato e questo mi è piaciuto tanto perché mostra che ci sono sì situazioni di estremo abuso quando una persona coming out come transessuale, ma ci sono anche queste piccole cose, il sbagliare il nome, sbagliare il genere quando si parla per dire cose del genere, no? Quindi il libro mostra molte di queste sfaccettature di situazioni, diciamo, un pochino, non dico meno gravi, però un pochino più mondane, un pochino più facili da vedere. Non so se mi sono spiegato, ovviamente cose come chiamare una persona transessuale con il nome che loro hanno scelto di abbandonare è ovviamente una cosa terribile, però è una cosa che capita soprattutto in famiglia nel momento in cui ci si sta ancora abituando a questa cosa. Quindi, in sintesi, quello che sto cercando di dire è che mi è piaciuto che il fatto che l'abuso che Yadriel soffre è più una marginalizzazione che si vede nelle piccole cose che una situazione di vero e proprio abuso fisico e psicologico pesante, perché penso che queste piccole cose debbano essere fatte vedere alla gente perché magari la persona comune pensa che essere transfobici voglia dire picchiare le persone trans, quando in realtà essere transfobici vuol dire anche rifiutarsi di chiamare la persona trans con il suo nome. Non è il caso di Yadriel perché i momenti in cui viene chiamato con altri nomi sono momenti in cui la persona si dimentica, cioè non vengono attivamente lì a chiamarlo col nome sbagliato. Però questi piccoli, diciamo, sviste che fanno comunque male perché ovviamente non fanno altro che ricordargli che la comunità, bene o male, non lo accetta comunque perché non lo considera un Bruhan, anche se magari lo chiamano col nome maschile, anche se si riferiscono a lui in linea generale come un uomo, nessuno di loro lo crede veramente perché non lo considerano un Bruho. Quindi spero di essermi spiegata. Quindi grandi personaggi a livello di scrittura.
Mi è piaciuto, a livello di stile mi è piaciuto molto e niente, penso di aver detto tutto. Il finale mi ha sorpresa, non vi dirò nulla, però se non siete sicuri di volerlo leggere perché avete paura che faccia male il finale, nel senso proprio a livello emotivo, io vi dico di leggerlo lo stesso perché il finale è sorprendente. Non voglio farvi spoiler, però è più sorprendente di quanto pensiate. L'ultimo libro che ho letto a gennaio è un saggio di Sara Gavioli chiamato La letteratura inesistente. Questo non è un manuale di scrittura, è un saggio sulla creazione letteraria, quindi parte proprio dagli albori della creazione letteraria, diciamo segue un po' un excursus storico assolutamente interessante in cui si parla della creazione letteraria, di come è cambiata nel corso degli anni, di come viene approcciata diversamente e parla anche però di quelli che sono diciamo le mentalità dello scrittore, la classica idea che abbiamo soprattutto in Italia dello scrittore come questo personaggio tormentato che soffre, che segue l'ispirazione, che non ha bisogno di studiare la scrittura perché la scrittura è ispirazione. Insomma, vi invito a vedere quel video che avevo fatto sui miti della scrittura perché ne ho parlato anche lì. Quest'idea un po' romantica dello scrittore viene smontata e analizzata in questo saggio e mi è piaciuta molto. Contiene un sacco di consigli, però non è impostato come un manuale di scrittura. È un saggio che mi è piaciuto davvero tanto, è stato molto interessante. È il primo libro di Sara che io abbia mai letto, non ho ancora letto neanche i suoi libri di narrativa e devo dire che innanzitutto ovviamente è scritto molto bene, anche se essendo diciamo un saggio è diverso dalla narrativa appunto, è scritto bene, dà dei consigli molto buoni e li dà in maniera semplice, diretta, senza indorare la pillola. Io sono fan di Sara da un po', guardo i suoi video e devo dire che il suo approccio alla scrittura che si vede nei video viene ben trasportato a livello poi di contenuto di un saggio. Quindi lei non ha peli sulla lingua, non si fa problemi a criticare l'approccio degli scrittori alla scrittura oggigiorno, ma anche a analizzare perché si comportano in un certo modo, perché l'approccio è quello o no. Parla molto anche dell'aspetto dell'essere promotore di se stessi, quindi self-publishing, come chi pensa che essere scrittore voglia solo dire scrivere sia in errore, perché ci sono tante altre cose sotto che fanno di te uno scrittore, non è solo lo scrivere oggigiorno, è il sapersi vendere, il sapersi pubblicizzare e così via. Quindi c'è anche quell'aspetto che mi è piaciuto molto, quindi consigliato se vi interessa diciamo la parte più non necessariamente storica, però di riflessione sulla scrittura come arte. Quindi solo 3 libri questo mese, ne ho in ballo 3 per febbraio, sto finendo di leggere una guida sulla mental health, sto leggendo l'ultimo libro della serie di Carrie Maniscalco sulle tracce di Jack lo Squartatore e sto leggendo il terzo gemello di Ken Follett. Questo è quello che tecnicamente sto leggendo, in realtà quello che sto passando ora a leggere sono fanfiction sugli idoli del K-pop, quindi in realtà sto leggendo solo non quello che dovrei. In ogni caso io vi ringrazio per essere stati qui, fatemi sapere qui sotto cosa avete letto a gennaio e cosa leggerete a febbraio se lo sapete. Come sempre vi ricordo che trovate tutti i miei social network in descrizione e che se volete scrivere con me faccio live ogni settimana più o meno e che le trovate tutte qui sul canale se volete recuperarle. Io vi auguro una buona lettura e ci vediamo al prossimo video.